Alcune ci hanno accompagnato dall'infanzia fino all'età adulta, altre sono nate da poco. Una cosa è certa, le 5 che ho selezionato sono quelle che più mi hanno colpito. Al centro di questo video, le saghe videoludiche. Inizialmente sarebbe dovuta essere una top 5 dei miei videogiochi preferiti di sempre, ma dato che molti fanno parte della stessa saga, ho pensato di virare sulle saghe, appunto, sulle serie videoludiche. Premessa doverosa, essendo una top molto personale, è probabile che la vostra saga preferita o una delle vostre preferite non necessariamente coincidano con quanto da me scelto. E non solo ho dovuto selezionarne 5, ne ho dovute tagliare fuori molte altre. Quindi vi invito preventivamente a non arrabbiarvi e, nel caso in cui ci fossero delle divergenze, fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre serie preferite. In quinta posizione una serie che non solo ha influenzato me, ma anche l'intero genere degli open world, tant'è che diverse meccaniche introdotte con il primissimo Assassin's Creed le possiamo trovare ancora oggi in grandi capolavori come Zelda Breath of the Wild o titoli molto recenti come Horizon Forbidden West ed Elden Ring. Quella di Assassin's Creed è senza ombra di dubbio una delle saghe che più mi hanno segnato. Ricordo di aver acquistato un sacco di felpe col cappuccio e di essere andato in giro appunto indossandolo, facendo finta di essere un assassino e sentendomici. I primi capitoli della saga, ovvero 1, 2, Brotherhood, Revelations e il 3, sono per me il capolavoro della serie. D'altronde sono i titoli che l'hanno resa la serie celebre che è oggi e sono appunto quelli in cui avevamo una componente del presente molto marcata, quindi la saga di Desmond, ma più nello specifico quello che veramente mi è rimasto nel cuore è la saga di Ezio Auditore. Ho recuperato anche la Ezio Collection, non è qui presente assieme a Valhalla perché li ho prestati ad Ichigo. Però ecco, questi sono i miei capitoli preferiti. L'ultimo grande Assassin's Creed per quanto mi riguarda è stato Unity. Tanto criticato, ma da me tanto apprezzato. Ho amato tantissimo il personaggio di Arno, ho adorato davvero molto il setting parigino durante la rivoluzione francese, combat system free flow classico, parkour incredibilmente realistico almeno per quanto riguarda le movenze e a mio avviso il migliore della saga, una trama ben scritta e ben narrata a cui purtroppo fa da sfondo un comparto tecnico, ahimè, non all'altezza. La deriva RPG del soft reboot non mi è proprio andata a genio. Nonostante Assassin's Creed Valhalla sia, secondo me, uno dei titoli più divertenti che attualmente ho giocato su PlayStation 5, tant'è che gli ho dedicato un centinaio di ore, trovo che sia l'emblema dell'open world con una mappa esageratamente grande in cui i contenuti non stanno al passo. Non è un caso infatti che io abbia separato Origins da tutti quegli altri. In quarta posizione, non potevo assolutamente lasciarla fuori, una delle serie più famose in tutto il mondo, se non la più famosa, Pokémon. Innanzitutto, quello che vedete qui sul tavolo l'ho ritrovato molto di recente durante una visita a casa di mia madre e è stata un'emozione veramente indescrivibile riaccendere il povero Advance SP che purtroppo ha una batteria completamente andata e funziona solo se attaccato con il caricabatterie e appunto ho inserito Pokémon Zaffiro che era quello a cui giocavo di più e c'era ancora il mio salvataggio. Inspiegabilmente mi chiamavo Walter, però è stata un'emozione veramente incredibile, ho quasi pianto. Pokémon per me è stato un passaggio veramente importante perché è stata un po' la mia introduzione al videogioco. Giocavo su computer con il MAME, ricordo di aver giocato su GameCube, ovviamente su PlayStation 1, Agidarius e quant'altro, ma nulla, e sottolineo nulla, mi ha coinvolto ed emozionato come appunto i capitoli della saga Pokémon. Ricordo con estremo piacere i primi sul Game Boy Color, che sfortunatamente non ho ritrovato chissà dov'è, fino ad arrivare appunto agli ultimi che ho veramente apprezzato, che sono Rubino, Zaffiro e Smeraldo. Di lì in poi ho iniziato a giocare anche ad altri videogiochi, sono diventato un po' più esigente,
la formula del ragazzino che li vuole catturare tutti unita ad un design non particolarmente convincente mi ha fatto allontanare, però non mi sono mai veramente allontanato. Ho continuato a giocare a questi capitoli nel corso degli anni con gli emulatori su telefono e su computer. Ho giocato a Pokémon Go tantissimo ed ho veramente un set di Pokémon pazzeschi. Recuperato Pokémon Let's Go e Pokémon Spada e devo dire che sono molto carini. Mi dispiace particolarmente per via del fatto che Game Freak sembri non avere minimamente interesse nel realizzare un prodotto tecnicamente all'avanguardia, non avendo nessun competitor nel settore. Spero che quanto prima possa uscire una versione pro di Switch che magari stimoli un po' il team a tirare fuori qualcosa di, se non graficamente, almeno stilisticamente super valido come erano questi grandissimi capolavori. In terza posizione, la serie con protagonista è il pelato più incazzato e figo della storia dei videogiochi, God of War. Mi dispiace di non avere la tavola adeguatamente farcita di contenuti a tema God of War, ma i Funko Pop sono sopra ad un mobile e non avevo la minima voglia di prenderli questa volta, e i giochi PlayStation 2 sono rimasti da mia madre, la collection è in fondo ad un cassetto, quindi tengo quello che per me è il capostipite della saga, o meglio il punto più alto toccato, che è God of War 2018. God of War per me è stato estremamente importante perché ha segnato un ulteriore passaggio nella mia vita come videogiocatore. È stato infatti il primo gioco che ho voluto acquistare di mia spontanea volontà. In attesa di pagare la spesa da Esselunga, ho stressato mia madre e mio padre perché, sgattaiolato via dalla fila, ho visto in una vetrinetta l'edizione Platinum di God of War, il primissimo capitolo per PlayStation 2. E io ho visto sto tipo pelato, incazzato, che teneva una testa, ho detto deve essere strafigo, ho insistito tantissimo, sono stati un po' titubanti, però me l'hanno comprato. Sono arrivato a casa, non ho neanche pranzato, mi hanno dovuto portare via dalla console e quello è stato il momento in cui ho capito che veramente videogiocare era la mia passione più grande. È stata la mia prima vera grande esperienza narrativa e con un combat system piuttosto elaborato, poiché giocavo molto spesso a Grand Theft Auto San Andreas, ma cazzeggiavo costantemente utilizzando trucchi e robe varie. Trovo che ogni capitolo della saga sia su livelli veramente altissimi, inclusi gli spin-off come ad esempio Chain of Olympus e Ghost of Sparta, fatta eccezione per God of War Ascension, che è quello che ho apprezzato di meno, tant'è che non l'ho neanche finito, sono arrivato ad un certo punto e l'ho mollato. I ragazzi di Santa Monica, consci del fatto che mi ero rotto il cazzo della stessa formula con Ascension, hanno fatto God of War 2018. L'ho citato anche nel video realizzato in collaborazione con Bree Productions, che vi lascio qui in alto a destra, ed è stato l'annuncio uno dei momenti più belli che io abbia mai vissuto come videogiocatore, spettatore di una conferenza, e è anche uno dei miei videogiochi preferiti di sempre. Il grande ritorno di una saga che ha fatto la storia dell'hack and slash, il ritorno di un'icona PlayStation, il tutto con una qualità generale talmente alta da far impallidire la maggior parte dei titoli presenti sul mercato. Una narrazione incredibile con un unico piano sequenza, un gameplay rinnovato e fottutamente appagante, una storia incredibile, Kratos visto come non l'avevamo mai visto, è stato per me veramente uno dei momenti più alti della mia vita come videogiocatore. In seconda posizione, la serie che ha settato nuovi standard per lo storytelling all'interno dei videogiochi, The Last of Us. Il primo capitolo è stato uno dei videogiochi che ho atteso di più assieme a Death Stranding e God of War 2018 e anche Little Big Planet, che sfortunatamente non è entrato all'interno di questa top perché il terzo capitolo non mi è piaciuto manco per scherzo. Ricordo il primo quarto d'ora del primo The Last of Us e nel giro di neanche 20 minuti Naughty Dog è riuscito a farmi piangere come una merda vestendo appunto i panni della figlia di Joel. Di lì ha avuto inizio quella che definisco l'avventura emotivamente più coinvolgente
e stratificata assieme a Death Stranding che io abbia mai avuto modo di giocare. Il primo capitolo è stato Il canto del cigno di PlayStation 3 e il secondo è stato Il canto del cigno di PlayStation 4. Sia il primo che il secondo, al momento in cui sono usciti graficamente, il secondo anche oggi, ma sono stati graficamente dei titoli così avanzati da farti dire: ma come hanno fatto a farlo girare su PlayStation 3 e PlayStation 4? E io tutt'oggi me lo chiedo, sono stati veramente dei maghi. Gameplay sbalorditivo, splendida evoluzione con una continuity pazzesca tra il primo e il secondo. E ovviamente, senza fare spoiler, il secondo capitolo è stato probabilmente uno dei titoli più audaci che siano mai stati pubblicati nella storia dei videogiochi. Mi ha un po' ricordato quella che, purtroppo non ho vissuto in prima persona, è stata la storia di Metal Gear Solid 2. Non vi dirò altro perché magari non l'avete giocato, non voglio fare spoiler perché il concetto di spoiler è un po' borderline, ma diciamo che il mio concetto di spoiler è: se è una cosa avanzata che può compromettere l'esperienza di gioco o comunque di visione di un film o quant'altro, non la dico. Menzione ad onore, ma anche per il fatto che entrambi i titoli hanno fatto il record per i Game of the Year assegnati dalla stampa. Ora, parliamo dei Game Awards, dei Game of the Year, però giustamente il premio più importante che ha ricevuto The Last of Us parte 2 è stato il GOTY da parte dei Crudus Awards, che vi lascio qui in alto a destra. Probabilmente quello che rende The Last of Us così unico è la capacità di Naughty Dog nel realizzare un mondo che sembra vero, ma ancor di più dei personaggi così ben caratterizzati, stratificati, con così tante facce, impari a conoscerli come impareresti a conoscere una persona. Lo abbiamo visto anche con Uncharted, lo hanno fatto con The Last of Us. Non vedo l'ora di vedere che cosa saranno in grado di fare con il loro prossimo titolo. In prima posizione una saga che considero così tanto importante da essere arrivato alla conclusione del essere stato un emerito imbecille a non averla recuperata prima. Sto parlando di Metal Gear Solid. Premessa, perché è doveroso fare questa premessa. Non ho ancora giocato Phantom Pain. Lo porterò nei prossimi giorni su Twitch, inizieranno appunto le live, quindi vi invito ad andare in descrizione e a seguirci anche su Twitch. Nello specifico mi riferisco a Metal Gear Solid 1, Sons of Liberty, Snake Eater e Guns of the Patriots. Metal Gear Solid è per me la saga migliore che sia mai stata creata nel panorama videoludico. Il primo, uscito nel 1998 e che ho giocato solo l'anno scorso, ha cambiato completamente la mia percezione di videogioco e la mia prospettiva per il futuro dei videogiochi. Ovviamente ha anche aumentato di tantissimo, dopo Death Stranding, la mia stima per Hideo Kojima, che ritengo essere il game designer migliore attualmente nell'industria. Il primo Metal Gear Solid mi ha lasciato delle emozioni veramente indescrivibili. Un prodotto del 1998 che a primo impatto mi ha un po' scombussolato per il look estremamente datato, perché comunque appunto parliamo di un videogioco che ha più di 20 anni, ma che nel giro di un'ora mi ha acchiappato completamente. Sono entrato nei panni di Solid Snake come raramente sono riuscito ad entrare nella mente di un altro personaggio. Sons of Liberty è stato un po' altalenante, però una volta capito il senso del gioco è stato veramente una cosa fuori di testa. La battaglia con Fatman è entrata nella storia e vi lascio qua in alto a destra Metal Gear Ludens, realizzato da Bridi Bri Productions, prima ancora che aprisse il canale, che ha realizzato appunto come, diciamo, omaggio alle live su Metal Gear. È stato veramente un momento esilarante ed è lì che ho spento la console. Snake Eater è secondo me quello più bello di tutti, oggettivamente, perché ha tutto, ha un setting pazzesco,
boss fights incredibili, una colonna sonora veramente, a mio avviso, intoccabile, storia come al solito su livelli altissimi, una narrazione impeccabile e infine Guns of the Patriots, un omaggio a tutti i Metal Gear con un fanservice pazzesco ma fatto di un bene, ma di un bene, mamma mia. Quella di Metal Gear è un'avventura che consiglio a chiunque, ma veramente a chiunque. In realtà tutte quelle che ho citato le consiglio a chiunque, perché a mio avviso sono dei pilastri del videogioco che meritano di essere giocati o perlomeno meritano di essere conosciuti. Siamo giunti alla fine di questa top. Io vi invito ancora una volta a farmi sapere nei commenti quali sono le vostre serie videoludiche preferite. Se volete, fatemi sapere anche ovviamente che cosa pensate di quelle che ho scelto. E vi chiedo per favore di condividere il video, lasciare un like ed iscrivervi al canale per aiutarci a crescere sempre di più. Noi ci vediamo presto, un saluto dai Crew Dudes.